L'innovazione incontra l'arte. Il vento della novità tecnologica per una notte soffia tra le volte rinascimentali del Chiostro del Bramante, una location d'eccezione che ha ospitato la serata evento di presentazione del nuovo Glo HyperX 2, l'ultimo modello realizzato da Abbat Italia, azienda leader nel settore del tabacco. Il dispositivo a zero combustione, caratterizzato da un design ergonomico e funzionale, offre delle importanti novità nell'utilizzo e nelle personalizzazioni, senza rinunciare però allo stile che negli anni ha contraddistinto la produzione di Glo. Nel corso della serata organizzata da Abbat Italia, la protagonista è stata l'arte in tutte le sue forme, da quella contemporanea con le opere raccolte nella rassegna Cresi attualmente in mostra al Chiostro del Bramante, a quella musicale rappresentata dallo show di Fred De Palma e Baby Kay. A presentare l'evento e il nuovo Glo HyperX 2 è stato Antonino Grosso, Head of Brand and Activation di Abbat Italia. Per il lancio del nuovo dispositivo Glo HyperX 2 abbiamo deciso di proporre alla nostra community un fitto calendario di eventi musicali. Abbiamo iniziato da settembre a Milano in anteprima europea con una serata incredibile che ha animato le rive della Darsena, e questa sera siamo qui a Roma al Chiostro del Bramante, una cornice non meno suggestiva della Darsena, per vivere una serata altrettanto unica e per conoscere più da vicino Glo HyperX 2, che è il nuovo dispositivo Glo per il tabacco scaldato. Un dispositivo che ha una tecnologia molto innovativa, con un design rinnovato, più leggero e più compatto. Questo per rimanere fedeli alla filosofia che ci ha fatto conoscere al pubblico, stile e tecnologia che si combinano per un'esperienza di gusto unica. Siamo molto felici di essere partner del Chiostro del Bramante e nello specifico di questa esibizione Cresi, che ha portato a Roma artisti internazionali e non poteva non essere un grande successo come è stato. Glo è molto vicino al mondo dell'arte perché è un mondo che in qualche modo esprime gli stessi valori della marca: libertà di espressione, creatività, il superamento di un approccio binario e la ricerca di qualcosa di unico che poi l'arte esprime appieno, così come la musica. Quindi sono entrambi dei valori molto vicini alla marca e siamo felici di essere qui stasera. La serata evento che ha introdotto il nuovo HyperX 2 di Glo, vissuta in un mix perfetto di espressioni artistiche, si inserisce all'interno di un ricco programma di eventi che porterà il nuovo prodotto di Abbat Italia ad essere presentato in tante altre città del paese, promuovendo sempre gli stessi valori che hanno illuminato e divertito i presenti al Chiostro del Bramante.